Buonasera a tutti. Ecco, non è mercoledì, ecco, già abbiamo fatto l'incontro dei mercoledì della FIDE, ma sappiamo che al bisogno, ecco, usiamo anche gli altri giorni. L'incontro di stasera è molto atteso, molto gettonato, era anche già stato preannunciato che già abbiamo avuto un incontro col dottor Dino Cristanini, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità, per la sua presenza, ma soprattutto la disponibilità ad accompagnarci in questo percorso. Eravamo in attesa dell'ordinanza, l'ordinanza che il 4 dicembre, con l'ordinanza 172, siamo stati raggiunti da queste novità relativamente alla valutazione nella scuola primaria. Non c'è fretta subito di fare tutto, però mi sembra giusto, corretto, dare alle scuole la possibilità di dire: ok, è arrivata l'ordinanza in quest'anno in corso, perché l'ordinanza è arrivata la settimana scorsa, siamo già a dicembre, e il quadrimestre è vicino, come organizzarci e come lavorare. Pertanto, per dare questa sicurezza alle scuole, anche in una condivisione, perché tra l'impianto di quest'anno della FIDE si basa su tre S, una di queste è il lavoro di squadra, perché abbiamo visto che durante la pandemia lavorare insieme è più bello, dà più risultati, ma sicuramente ci fa sentire incordata, ci fa sentire, ci sostiene vicendevolmente. E allora, questo incontro, che ripeto, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché altrimenti sarebbe stato difficile gestire i sottogruppi, e abbiamo dato la possibilità comunque a tutti di partecipare all'incontro, di oggi pomeriggio, che è l'introduzione, e a quello conclusivo del 28 dicembre. Quello di oggi darà le linee su cui muoverci, leggeremo insieme l'ordinanza, capiremo che cosa possiamo fare quest'anno e come prepararci per l'anno prossimo e poi anche per il futuro. E abbiamo pensato un lavoro in due fasi. La prima fase, quella di dare delle risposte, collaborando, condividendo, lavorando insieme, per quest'anno scolastico. Primo incontro è oggi. Sabato prossimo ci sarà il primo lavoro di gruppo e martedì 22 il secondo lavoro di gruppo. Io fin d'ora ringrazio anche Maria Paola Carraro, coordinatrice di scuola primaria, una scuola primaria paritaria. Abbiamo avuto magari modo già di incontrarla in altre esperienze, abbiamo già condiviso percorsi con lei, soprattutto penso all'esperienza dell'elaborazione della prassi di riferimento con l'UNI, che sicuramente è stato anche quello un lavoro molto importante e che abbiamo elaborato diciamo da marzo, no, da febbraio, da aprile in poi, e adesso è diventata una prassi riconosciuta per quanto riguarda la didattica a distanza e la didattica mista. E ringrazio anche le moderatrici dei sottogruppi, Suor Silvia Argiolas, Angela Congionti, Marta Pressato, Suor Flavia Zuccoli, che collaboreranno con la dottoressa Maria Paola Carraro in questo approfondimento dei lavori di gruppo, a partire dalle condivisioni e dalle linee che saranno tracciate questa sera. Arriveremo poi a un lavoro più attento, ma io non voglio anticipare nulla, perché al termine di questo incontro, al termine dell'intervento del dottor Cristanini, interverrà la dottoressa Carraro proprio per dirci come saranno organizzati i lavori di gruppo e come lavoreremo. Pertanto non voglio anticipare nulla. E ricordo, come sempre, per tutte le nostre esperienze, tutto registrato, dunque le slide sono parte integrante di di questa documentazione, che sarà resa disponibile. Penso che sarà anche molto utile per i lavori di gruppo che andremo a sviluppare. E che cosa aggiungere? Niente, ecco, nella sezione domande potete fare
le vostre richieste e al termine si cercherà di dare delle risposte. Io non vado oltre, ringrazio quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo percorso, perché poi l'abbiamo veramente realizzato in tempi record, però ormai siamo abituati, perché se tutte le cose brutte che ci ha portato la pandemia, almeno ci ha portato a lavorare bene e a rete e online. Ecco, questo è un fatto sicuramente che ci può aiutare. Io non aggiungo altro, rinnovo la mia gratitudine al dottor Pistanini e alla dottoressa Carraro, che poi la sentiremo al termine di questo incontro, e vi auguro a tutti un buon pomeriggio. Grazie. Prendo la parola quindi e inizio la mia relazione. Tanto buonasera a tutte e a tutti. La mia relazione cercherò di farla stare nell'ambito di un'ora, così poi possiamo anche, dopo aver sentito le indicazioni per i lavori di gruppo di Maria Paola, potremo magari anche interloquire successivamente. Il sottotitolo della relazione è Indicazioni delle linee guida e tempi di attuazione. Quei tempi di attuazione sono molto importanti, che appunto ci dobbiamo liberare dall'ansia di dover applicare tutto e subito. Anche il Ministero si è reso conto che queste linee guida giungono a ridosso della prima valutazione periodica cosiddetta alla fine del primo quadrimestre, e quindi al momento bisogna trovare degli accomodamenti pratici e poi ci si danno 2 anni di tempo per ricercare le soluzioni che consentano di trovare gradualmente le migliori coerenze con quanto previsto dal nuovo impianto. Io comincio richiamando la norma base, perché siamo passati dai voti ai giudizi, o meglio, qual è lo strumento normativo che ha disposto questo passaggio. Lo strumento normativo è, come abbiamo ricordato nell'incontro precedente, il decreto legge dell'8 aprile 2020, numero 22, che all'inizio non conteneva questa disposizione, che è stata inserita come emendamento in sede di legge di conversione nel giugno 2020. Legge che poi ha avuto bisogno di un'ulteriore correzione, perché in prima istanza si prevedeva l'uso del giudizio solo nella valutazione finale, dimenticando quella intermedia. A questo vuoto si è rimediato con un altro decreto in sede di conversione in legge del medesimo, e quindi eccoci qua. Tutto questo per dire, lo saprete sicuramente tutti quanti, ma insomma mi avvertono che nei siti ogni tanto qualcuno domanda ancora: ma nel primo quadrimestre non dovevamo utilizzare ancora i voti e la nota del Ministero del 3 settembre? No, tutto superato, perché adesso abbiamo la legge che ci dice che da subito si utilizzeranno i giudizi al posto dei voti. Però vediamo appunto tra un attimo con quali tempi. Per capire il nuovo sistema di valutazione, per capire l'impianto e la logica del sistema, abbiamo al momento a disposizione una serie di riferimenti. L'ordinanza ministeriale, la 172 del 4 dicembre scorso, che è il testo normativo base per quanto riguarda l'applicazione appunto della norma del decreto legge. Le linee guida allegate a questa ordinanza contengono una serie di indicazioni tecniche che si possono capire meglio considerando anche la nota con cui il Ministero ha trasmesso i due documenti precedenti, la nota che porta il protocollo 2158 del 4 dicembre, che appunto trasmette l'ordinanza e le linee guida, nella quale vengono date indicazioni abbastanza esplicite su come procedere in questa prima fase. E poi abbiamo il sito dedicato del Ministero, il sito nel quale si trovano i documenti predetti, si trova la registrazione del webinar tenuto dal Ministero ieri sera, e si trovano soprattutto le risposte alle FAQ, alle domande più frequenti. Al momento ce ne sono 6, mi pare, ma è una pagina destinata ad arricchirsi, perché man mano che le scuole proporranno quesiti, interrogativi, richieste di chiarimento, le risposte alle domande più frequenti
daranno indicazioni appunto su come procedere nel caso di dubbi. Nella stessa pagina poi verranno postati tutta una serie di documenti, probabilmente anche ulteriori esempi prodotti da scuole che stanno lavorando su questo argomento. Ecco, tutto questo per dire che si tratta di un percorso con un progress continuo. Una questione di fondo che ci serve a capire poi alcune cose. L'autonomia. Nel quadro dell'autonomia, alcune cose le decide il Ministero, altre cose le decidono le scuole appunto nella loro autonomia. Per quanto riguarda la valutazione periodica e finale, fin dall'inizio degli anni 2000 si è stabilito che il Ministero definisce gli indirizzi generali per la valutazione degli alunni. Questo sta scritto proprio nel regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il 275 del 1999. Negli articoli 4 e 8 si stabilisce appunto che al Ministero tocca la definizione di indirizzi generali. Cosa sono gli indirizzi generali? Le finalità della valutazione, ed ecco che nei documenti si dice continuamente la valutazione ha un carattere formativo, la valutazione deve anche far crescere l'alunno dal punto di vista dell'autoconsapevolezza e quindi ecco l'autovalutazione, deve anche contribuire a formare il cittadino e quindi anche una finalità di educazione civica e così via. Quindi finalità, criteri generali su cui esprimere la valutazione, i quattro livelli sono appunto un criterio generale. E poi gli elementi che necessariamente devono essere contenuti in quelli che definiamo documenti di valutazione degli alunni. Fino al 77 li chiamavamo pagelle, poi alternativamente abbiamo chiamato questo materiale o scheda di valutazione o documento di valutazione degli alunni. Le scuole, nel rispetto di questi criteri generali e di questi elementi, di questo elenco di elementi imprescindibili, definiscono criteri specifici di valutazione. Vedremo che l'ordinanza e le linee guida dicono che le scuole possono anche integrare il modo in cui sono concepiti i descrittori degli apprendimenti relativi ai vari giudizi e soprattutto le scuole definiscono la struttura, la forma grafica del documento di valutazione. Quindi quegli elementi che devono essere contenuti nel documento poi possono essere organizzati graficamente in vario modo. Questo rientra nell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ripeto, fin dall'inizio degli anni 2000, quando si precisò che il poligrafico dello Stato non avrebbe più stampato i documenti di valutazione degli alunni, ma che toccava alle scuole appunto progettarli e stamparseli. Sempre in applicazione di questo quadro, vediamo cosa dicono l'ordinanza e le linee guida. Ho citato appunto questo principio basilare per capire perché nell'ordinanza si dice che le linee guida individuano elementi funzionali alla costruzione del documento, suggeriscono strumenti e processi ad esse collegati. Quindi le linee guida suggeriscono strumenti e processi. Nelle linee guida stesse poi si dice che le linee guida offrono ai docenti orientamenti per la formulazione del giudizio descrittivo, definiscono quadri di riferimento che costituiscono uno standard di riferimento per garantire la comparabilità, insomma, una certa omogeneità e trasparenza, ma sono standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono anche implementare. Quindi nei lavori di gruppo si utilizzerà questo spazio di autonomia delle istituzioni scolastiche per interpretare quelli che sono i criteri generali stabiliti centralmente e vedere il miglior modo di darvi applicazione pratica. I tempi di attuazione. L'ordinanza stessa, l'articolo 6, parla di 2 anni scolastici. Dice negli anni scolastici 20 e 21, cioè questo, il prossimo, 21-22, le istituzioni scolastiche attuano la presente ordinanza e applicano in modo progressivo quanto indicato nelle linee guida.
certo progressivo, non come ognuno intende la progressività, perché quest'anno ci sono già un paio di paletti che vedremo, però l'impianto nel suo complesso dovrebbe trovare attuazione appunto in almeno 2 anni. E in questa prima fase di applicazione della normativa, cosa devono fare le scuole? Le scuole dovrebbero intanto studiarsi bene il senso dei 4 livelli. Cosa vogliono dire quei descrittori di apprendimento correlati ai 4 livelli? E poi vedere come selezionare gli obiettivi di apprendimento da utilizzare come riferimento per la valutazione. Poi progressivamente, ecco che riappare questa idea di un percorso, di un cammino in progress, progressivamente l'istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione. Infatti, una idea perno di questo impianto è che la valutazione deve essere strettamente correlata con la progettazione. È una banalità, nel senso che tutti sappiamo che, insomma, non è che valutiamo cose che non abbiamo progettato di far apprendere, però qui questa connessione acquisisce un valore importante dal punto di vista operativo, perché il giudizio non deve essere più riferito complessivamente a una disciplina, ma si chiede proprio di formulare tanti giudizi quanti sono gli obiettivi di apprendimento che avremo selezionato per la valutazione. C'è anche un motivo nel dire: ma il giudizio va formulato differentemente in relazione a diversi obiettivi, perché in una disciplina ci sono diversi aspetti nei quali certi alunni possono andare bene e negli altri meno bene. Esempio tipico è l'italiano, insomma, con le abilità fondamentali, comprendere ciò che si legge, comprendere ciò che si ascolta, produrre testi orali, produrre testi scritti. Uno può essere bravo in comprensione e avere più problemi nella produzione o viceversa. Quindi un giudizio sintetico sulla disciplina non coglie pienamente il tipo di apprendimento dell'alunno, mentre una descrizione più analitica appunto rende meglio la realtà. Ecco, sempre per quanto riguarda i tempi di attuazione, la nota di trasmissione che citavo prima, la 2158 del 2020, dice che in questa prima fase, cioè nel primo quadrimestre, o addirittura nel primo trimestre per chi usa il trimestre e non ha ancora magari dato i documenti di valutazione, si soprassiede però a questa formulazione di giudizi distinti per obiettivi, perché non è che adesso in pochi giorni le scuole possono selezionare gli obiettivi e definire i livelli di apprendimento per ciascun obiettivo. Allora, solo per questo primo quadrimestre le scuole possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Quindi solo per questa volta si potrà continuare a dire italiano avanzato, intermedio, base, matematica, idem. Poi invece nella valutazione finale di giugno occorrerà cominciare a distinguere gli obiettivi oggetto di valutazione. Quindi in questa prima fase possiamo dare, a meno che una scuola già non operasse in questo modo o non faccia il miracolo di dire io sono già in grado di individuare per ogni disciplina gli obiettivi oggetto di valutazione e di assegnare il livello per ciascuno di essi, se una scuola non è in grado di fare questo, come quasi tutte, immagino, allora si potrà dare solo per una volta il giudizio direttamente sulla disciplina nel suo complesso. Nella seconda parte dell'anno, invece, il passo su cui lavorare sarà di imparare a definire e selezionare questi obiettivi, poi da associare ai livelli. Un altro adempimento delle scuole è questo. Il decreto legislativo 62 del 2017, ma prima ancora norme precedenti, insomma, hanno stabilito che la valutazione deve essere trasparente. Per questo i collegi dei docenti deliberano dei criteri di valutazione che vanno resi pubblici attraverso l'inserimento
nel PTOF, nel piano triennale dell'offerta formativa, o comunque anche in altri modi molte scuole pubblicano quello che chiamano regolamento per la valutazione o protocollo di valutazione in forma separata nel loro sito. Ecco, formalmente i criteri di valutazione rientrano nel PTOF, poi c'è chi vi dà risalto anche attraverso pubblicazioni separate in modo da trovarli facilmente nel sito web della scuola. E visto che cambiano i criteri, occorre integrare il PTOF con i nuovi criteri. Quanto tempo c'è per fare questa integrazione? La nota del 4 di dicembre dà un termine, dice: ma siccome l'aggiornamento del PTOF, la legge dice che si dovrebbe fare entro il 31 ottobre, ma normalmente poi si dà tempo fino al momento delle iscrizioni. Addirittura qua dice: non tanto vi chiediamo di aggiornare il TOF entro la data di inizio delle iscrizioni, ma entro la fine. Insomma, un impegno dovrebbe essere quello di rivedere i criteri di valutazione, tenendo conto del fatto che non ci sono più i voti e quindi le tabelle che associano dei descrittori a ciascun voto fino al 10, ma che dobbiamo invece associare dei descrittori a dei livelli. Ecco, questi criteri dovrebbero essere inseriti nel protocollo di valutazione e pubblicati entro il 25 di gennaio. Sarà naturalmente un aggiornamento dei criteri di valutazione ancora una volta rapido, dopodiché ci si potrà lavorare in modo più sostanzioso per la revisione del TOF del prossimo anno. Che cosa ci va nel documento di valutazione? Abbiamo detto che a livello centrale, tra oltre che i criteri, vengono definiti gli elementi che non possono mancare nel documento di valutazione. E questi elementi sono 4. La disciplina, o meglio le discipline, quindi ognuna delle discipline del curriculum, e in più anche l'educazione civica. Non dobbiamo dimenticare che da quest'anno l'educazione civica viene valutata specificamente. Poi gli obiettivi di apprendimento anche per nuclei tematici. Poi entro un attimo su questa questione dei nuclei tematici. Il livello di conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Nelle linee guida si usa spesso anche la parola acquisizione, per cui possiamo dire conseguimento degli obiettivi di apprendimento o anche acquisizione degli apprendimenti descritti da questi obiettivi. E infine il giudizio descrittivo del livello, un giudizio che mi descriva che cosa vuol dire essere a livello avanzato, intermedio, base o un livello ancora inferiore. Qualcuno si chiederà: ma se introduciamo dei livelli, che differenza c'è col voto? C'è una differenza. Intanto la denominazione di questi livelli, che non corrisponde a quei significati che nel senso comune vengono associati ai voti, ma c'è poi il giudizio descrittivo che mi dà informazioni in più su cosa vuol dire essere a livello, a un certo livello piuttosto che a un altro. C'era, a dir la verità, anche per quanto riguarda la modalità di dare i voti che da qualche anno utilizziamo. Il decreto 62 ci diceva: a ogni voto dovete associare una descrizione di cosa significa quel voto. Però, insomma, passare ai livelli di apprendimento cambia quella percezione che c'è normalmente nel senso comune per quanto riguarda i voti. Ecco, i nuclei tematici. Qualcuno mi ha chiesto: ma nel documento di valutazione è opportuno che introduciamo gli obiettivi specificando anche a quale nucleo tematico appartengono? E cosa sono i nuclei tematici? I nuclei tematici sono quei raggruppamenti di obiettivi che noi troviamo nelle indicazioni nazionali per il curriculum. Sono nuclei tematici, non nuclei concettuali o nuclei fondanti. So che l'espressione nuclei fondanti delle discipline piace molto, ma nucleo fondante è una certa cosa.
nel senso che i nuclei fondanti riguardano i concetti fondamentali intorno a cui viene costruita una disciplina. I nuclei tematici sono invece più nuclei di contenuto e hanno una storia diversa a seconda delle discipline. Io ho preparato anche alcune slide in cui recupero questi nuclei tematici delle indicazioni per il curriculum. Per l'italiano ne abbiamo 5, 3 più 2, l'ascolto e il parlato, la lettura e la scrittura, ma anche l'acquisizione e l'espansione del lessico, gli elementi di grammatica. Per quanto riguarda l'inglese ne abbiamo 4 perché non c'è quello sul lessico. Questi sono nuclei che tutto sommato corrispondono a quei raggruppamenti di abilità fondamentali dell'italiano. Ma guardiamo storia e geografia. Storia, uso delle fonti, organizzazione delle informazioni, strumenti concettuali, produzione scritta e orale. Ecco, pensiamo anche all'effetto che fa su un genitore. Come potrebbe interpretare queste espressioni il genitore? Se gli diciamo, ma in strumenti concettuali noi abbiamo selezionato questi obiettivi. Ecco, ragion per la quale personalmente propenderei per lasciar stare almeno al momento i nuclei, perché sono una questione molto tecnica. Poi, ripeto, rispetto ad alcune discipline sono nuclei classici, matematica, no? Numeri, spazi e figure, relazioni, dati e previsioni, sono anche i riferimenti che si utilizzano per le prove in Valsi. Ma su altre discipline, pensiamo ad esempio educazione fisica, il corpo, il linguaggio, il gioco e lo sport, la salute e il benessere, vale la pena che che distribuiamo gli obiettivi su questi nuclei. Quindi personalmente direi al momento di lasciarli stare. Torniamo alla nostra questione dei giudizi. Su cosa va formulato il giudizio descrittivo? Le linee guida ci dicono che i docenti valutano per ciascun alunno il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. E qui sorge un problema perché in genere gli obiettivi che vengono elencati nelle progettazioni, nei curricoli di scuola, sono molti, sono espressi in modo abbastanza analitico. Penso soprattutto a nuclei come a discipline come la matematica, un po' tutte a dire la verità, ma pensiamo alla matematica. Io mi sono stampato da uno dei tanti curricoli di scuola che ho aiutato a nascere quando mi chiedono di accompagnarli appunto nella progettazione. In classe quinta mi trovo 10 obiettivi sui numeri, 10 su spazio e figure e 7 su relazioni, dati e previsioni. Certo, in un quadrimestre non li perseguiamo tutti, ma comunque ne perseguiamo un bel numero. Ecco, dicevo, 10 obiettivi sui numeri. Quali sono? Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali ed eseguire le 4 operazioni con sicurezza. Addirittura qui ne abbiamo già 2 in un obiettivo. Consolidare l'operazione di divisione con numeri naturali e decimali, individuare il multiplo divisore di un numero, dare stime per il risultato di una operazione. Sì, insomma, in genere nelle programmazioni abbiamo obiettivi definiti in modo analitico. Se noi selezioniamo tutti quelli che abbiamo messo nella nostra progettazione per un certo quadrimestre per ognuno di essi dobbiamo scrivere un giudizio, l'opera insomma diventa molto impegnativa e faticosa. Quindi un problema è quello di capire come selezionare questi obiettivi ai fini della valutazione, quegli obiettivi che riporteremo nel documento di valutazione e su cui esprimeremo un giudizio. Si possono selezionare quelli su cui abbiamo principalmente lavorato, però può non essere abbastanza. Allora un'idea può essere quella di provare, come diremo poi alla fine, di raggrupparli in obiettivi che non siano troppo generici, ma che insomma provino a raggruppare
questi obiettivi molto analitici in categorie, più, categorie superiori. Dove si ricavano gli obiettivi? Ecco, le linee guida per la valutazione ci dicono che potremmo utilizzare gli obiettivi così come stanno nelle indicazioni nazionali, oppure riformularli. Ma anche nelle indicazioni nazionali gli obiettivi sono tanti, per ogni disciplina gli obiettivi sono diversi e poi sono formulati per periodi didattici, obiettivi da conseguire entro il terzo anno e obiettivi invece per il quinto anno. Quindi c'è sempre il problema poi di declinarli a livello annuale. L'importante comunque è che gli obiettivi siano espressi in modo osservabile, in modo che le prestazioni che essi descrivono siano osservabili, che non si creino ambiguità interpretative. Qui si tratta allora di lavorare proprio sulla progettazione, si tratta di tornare a lavorare sul modo in cui si scrivono i curricoli scolastici e si tratta anche di recuperare questioni che si trattavano 50 anni fa. 50 anni fa c'erano proprio dei volumi sulla programmazione in cui si insegnava quali erano i verbi che indicavano veramente azioni osservabili, diversi da quelli che invece indicavano qualcosa di non osservabile. Per esempio, un verbo che piace molto, che nelle scuole viene molto utilizzato, è cogliere. Ma cogliere si diceva cosa fa un alunno che coglie, qual è l'azione osservabile, oppure verbi come interiorizzare. Esprimono significati che intuitivamente comprendiamo, ma se io dovessi osservare l'azione dell'interiorizzare, che cosa osservo? Quindi ci sono tutta una serie di questioni sugli obiettivi. A volte un errore che si fa è quello di indicare l'azione di insegnamento, insegnare a eseguire le divisioni, non è un'azione osservabile dell'alunno. Quindi c'è tutta una letteratura su come si dovrebbero scrivere gli obiettivi in modo che indichino azioni dell'alunno osservabili, tutta una letteratura che andrebbe recuperata e che richiede un certo lavoro. E gli obiettivi stessi delle indicazioni nazionali per il curriculum non sono tutti scritti in questo modo, perché vabbè, occorre intanto uno specialista della progettazione per scriverli che stia attento a tutte queste questioni e non so neanche se è opportuno poi che tutti indichino proprio azioni osservabili. Comunque, tornando alle indicazioni nazionali, ripeto, se noi prendiamo gli obiettivi delle indicazioni, oltre che essere tanti ed essere scritti per periodi e non per annualità, non sempre rispondono a questa categoria dell'osservabilità. Per esempio, in storia si trovano molti obiettivi che riguardano il conoscere, ma cosa fa uno che conosce? Non è un'azione osservabile. Quindi mi pare di aver detto abbastanza per sottolineare che in prospettiva un lavoro da fare, non per il primo quadrimestre, ma un lavoro da fare nei prossimi anni può essere quello di riragionare sugli obiettivi. Ecco, infatti, in questa slide recupero quei problemi applicativi e l'ipotesi operativa di cui ho appena parlato. Gli obiettivi di apprendimento previsti dalle indicazioni sono tanti. Allora, un lavoro potrebbe essere quello di individuare per ogni livello di classe, quindi prima, seconda, ho specificato livello di classe perché per classe si può intendere anche la sezione, insomma la prima A, la prima B, invece per ogni livello, prima, seconda, terza, quarta, quinta, un numero limitato di obiettivi sintetici ai quali riferire la valutazione. Riporto anche un paio di esempi presi dal passato, o meglio, di esempi da non prendere alla lettera, perché quelli che mostrerò adesso sono esempi costruiti sui programmi degli anni 90, erano i programmi della scuola primaria dell'85 e sulle indicazioni per il curriculum del 2004, quelle Moratti-Bertagna. Ecco, negli esempi, gli esempi che mostrerò servono soprattutto a vedere come potrebbero essere obiettivi più sintetici.
Ecco, nel 93 e nel 95 il Ministero aveva elaborato un sistema di valutazione in cui gli indicatori, così si chiamavano, gli indicatori di apprendimento per ogni disciplina, erano già stabiliti a priori in modo uguale per tutti sul territorio nazionale dal Ministero stesso. Ecco, da un lato vedete la versione del 93 e dall'altro quello del 95. Per ogni disciplina c'erano alcuni indicatori che in pratica, insomma, corrispondono a obiettivi, a cose che l'alunno dovrebbe saper fare dopo aver seguito un certo percorso. Quindi italiano, insomma, siamo sempre lì, ascoltare, comprendere, comunicare, leggere, comprendere testi di diverso tipo e così via. Nel 2004, con la circolare 85, pure si suggerirono alcuni obiettivi, alcune sintesi di conoscenze e abilità rispetto a cui formulare le valutazioni. Quindi, ripeto, più che nel contenuto, volevo dare l'idea di cosa può significare provare a individuare alcuni obiettivi sintetici che ci consentano di non dover ricorrere a decine e decine di giudizi. Come definire gli obiettivi? Ecco, nelle linee guida c'è una sorta di trattatello appunto su come scrivere gli obiettivi. Queste cose che riporto qui in queste slide fanno riferimento sostanzialmente a una tassonomia, sono riferimenti evidenti, insomma, a quanto dicono gli due autori, Anderson e Kretwohl, che all'inizio degli anni 2000 hanno rivisto una tassonomia molto famosa, la tassonomia di Bloom. Una tassonomia è una serie di categorie di obiettivi, categorie che sono poste in ordine di complessità crescente. Al primo livello c'era il ricordare, che è un'operazione molto semplice: se uno ha mandato a memoria delle cose e le ricorda. A livello più alto c'era il valutare, ecco, e via via una serie di categorie intermedie. Ecco, dopo dirò meglio di questa tassonomia di Anderson e Kretwohl. Torniamo alle linee guida. Nelle linee guida ci dicono: quando lavorerete sulla programmazione, ricordatevi che gli obiettivi dovrebbero derivare dall'incrocio tra una azione che gli alunni devono mettere in atto e dei contenuti disciplinari. L'azione però fa riferimento, e questo va bene per alcune discipline, non va bene per altre. Dicono, l'azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Processi cognitivi che sono espressi da verbi quali elencare, collegare, nominare, riconoscere e così via. Vedete che sono tutti verbi che descrivono un'azione concreta dell'alunno, un'azione osservabile. Se un alunno elenca, lo vediamo se è capace di elencare correttamente o meno, nominare, riconoscere. Tutto questo applicato a diversi tipi di contenuti. Nelle linee guida si parla di contenuti, in realtà potrebbe essere più corretto parlare di forme di conoscenza. Quando noi parliamo di conoscenza, ma le conoscenze non sono tutte uguali. Conoscenze molto semplici sono quelle di tipo fattuale, conoscere dei termini, delle informazioni, dati, fatti, nomi, formule per fare certi calcoli. A un livello più alto abbiamo la conoscenza concettuale, i concetti sono la materia prima di cui sono fatte le discipline. Allora, un conto è dire chi erano i sette re di Roma, un conto è il concetto, cos'è la monarchia, cosa intendiamo per monarchia, un concetto ancora più sovraordinato è quello di forme di governo, cosa intendiamo per forme di governo. I concetti sono molto importanti, sono
proprio alla base della conoscenza, alla base delle competenze, ma ci sono anche conoscenze di tipo procedurale, come si fa a fare una certa cosa, come si fa a fare la sottrazione col prestito, come si fa la divisione col divisore di due cifre, quindi gli algoritmi, le sequenze per fare una certa cosa. E poi ci sono addirittura le conoscenze di tipo metacognitivo. Quindi secondo le linee guida bisognerebbe imparare a scrivere progettazioni dove gli obiettivi sono l'incrocio tra un'azione intesa come processo cognitivo e uno di questi contenuti disciplinari. Tutto questo lo possiamo capire meglio andando a vedere meglio, ad analizzare la tassonomia di Bloom rivista da Anderson e Creswell. Qui poi cito un volume che citerò ancora per due o tre slide, è quello di Roberto Trinchero, docente all'Università di Torino, che in un suo volume sulle competenze ha presentato in modo analitico proprio questa tassonomia. Ecco, la tassonomia di Anderson e Creswell dice alla base, cioè l'operazione, la categoria di operazioni cognitive, di operazioni mentali più semplice è quella del ricordare. E Trinchero poi utilizza anche, fa l'esempio di tutta una serie di verbi riconducibili a questi livelli. Ad esempio, ricordare significa rievocare, riconoscere. Cosa fa uno che dimostra di saper ricordare? Ricordare. Qual è la capitale, qual è la capitale della Germania, qual è la provincia capoluogo della Lombardia, riconoscere quindi quale tra queste figure è un triangolo. Il comprendere invece riguarda processi come l'interpretare, quindi descrivere, riformulare, parafrasare, fare esempi, classificare, generalizzare, fare inferenze, confrontare, spiegare, poi l'applicare, eseguire. Quindi come faccio a vedere se un alunno sa applicare? Se gli chiedo di eseguire una procedura, di eseguire un certo tipo di azione. L'analizzare, quindi l'organizzare, il decostruire, il fare raggruppamenti, il valutare, quindi esprimere un giudizio critico, e infine il creare, che è il livello più elevato. Quindi quella serie di verbi che le linee guida elencano per scrivere gli obiettivi, e non sono tutti verbi uguali, bisogna vedere a quale tipo di livello corrispondono. Se io uso il verbo eseguire, vuol dire che mi colloco già a un livello che è superiore al semplice ricordare. Quando chiedo di applicare, non per niente le competenze sono l'applicazione di quanto imparato. Quei verbi non servono solo a programmare, ma servono anche a costruire le prove di verifica. Quando io costruisco le prove di verifica, dovrei avere ben chiaro che cosa voglio verificare. Quindi, se io chiedo di riconoscere qualcosa, devo capire che mi sto collocando al primo livello, che sto chiedendo una cosa molto semplice, di ricordare qualcosa di appreso. Quando io chiedo a un alunno invece di spiegare, di fare confronti, di dire con altre parole, di fare un esempio, sto già verificando se non solo ricorda, ma se ha compreso. Questo per capire appunto certi passaggi delle linee guida. Ecco, sulle conoscenze, sui tipi di conoscenza che nelle linee guida sono chiamati contenuti. Anche qui mi avvalgo di un esempio, di una serie di esempi di Trinchero. Cioè, conoscenza fattuale, fatti, terminologia. L'esempio che fa Trinchero è la conoscenza fattuale, ad esempio, è sapere che una certa figura è un triangolo, perché l'abbiamo visto altre volte, c'è stato detto che si chiama triangolo. Quando vedete una figura con tre lati, sappiate che si chiama triangolo. Ecco, questo è il semplice ricordare. Il concetto invece è questo, sapere che una figura anche mai vista prima è un triangolo perché ha tre lati e tre angoli. Quindi
inquadrare un esempio concreto in una certa categoria. Poi la conoscenza concettuale la posso anche verificare chiedendo di definire un concetto con altri concetti, ma andiamo avanti. Conoscenza procedurale, sapere come si trova l'area di un triangolo. Conoscenza metacognitiva, sapere individuare gli errori nel proprio modo di disegnare il triangolo perché sono consapevole di come ho ragionato. E allora, nelle linee guida non c'è solo la questione del giudizio, c'è anche tutta una questione legata alla progettazione di come si dovrebbero scrivere gli obiettivi in modo funzionale alla valutazione. Veniamo ai giudizi. Giudizi che fanno riferimento a diversi livelli di apprendimento. Sappiamo ormai tutti che abbiamo questi quattro livelli di giudizio. Qualcuno ha riconosciuto immediatamente in questa scala, che è una scala ordinale, non una scala a intervalli perfetti, ma è un ordine, insomma, in cui una cosa viene prima di un'altra e così via. A molti ha ricordato subito quella della certificazione delle competenze. C'è qualche differenza. Il primo livello non si chiama iniziale come nella scala delle competenze, ma in via di prima acquisizione. Nella conferenza di ieri del Ministero è stato spiegato perché. Perché iniziale, nel senso comune, non è molto diverso da base. Tra livello iniziale e livello di base non c'è molta differenza. Se si chiede a uno per strada, dice, ma che differenza c'è tra livello iniziale e livello di base, probabilmente dice, ma saranno la stessa cosa. Invece in via di prima acquisizione indica, seppur in modo non negativo, che non dice insufficiente, lo dice in modo positivo, in via di prima acquisizione, però qualcosa che richiede, insomma, di lavorarci ancora per arrivare a un livello soddisfacente. Questi quattro livelli che nel primo quadrimestre dovremmo associare a ogni disciplina, poi pian piano da giugno in poi dovremmo associare ai singoli obiettivi che andremo a selezionare per ogni disciplina, sono costruiti attraverso la combinazione di quattro dimensioni. Queste quattro dimensioni, tre sono sicuramente comprensibili, poi ce n'è un'altra, la terza, che insomma richiede qualche chiarimento. I vari livelli, dicevo, i vari descrittori dei livelli sono costruiti combinando in vario modo queste situazioni. Situazioni note, nel senso di già sperimentate, quindi un esercizio che ho già fatto molte volte, fare addizioni piuttosto che risolvere problemi con la sottrazione, rispetto a situazioni non note, nel senso di nuove, inedite. La distinzione cosa ci dice? Ci dice se l'alunno si sa orientare solo rispetto a ciò di cui ha già fatto allenamento più volte o se sa anche trasferire quel che ha imparato in una situazione magari simile ma non proprio presentata in quella forma, una situazione nuova rispetto a ciò a cui è abituato. L'autonomia che ha nello svolgimento delle prove, cioè fa da solo oppure viene aiutato da qualcuno. Nelle linee guida si dice che uno è autonomo quando non c'è alcun intervento diretto del docente, ma io direi anche interventi dei compagni, perché magari uno non è autonomo perché non l'ha aiutato il docente, ma l'ha aiutato qualche compagno. La continuità nella manifestazione degli apprendimenti acquisiti, è alta continuità, è costante nello svolgere compiti in modo autonomo o vi è una continuità altalenante, scarsa, addirittura nulla. Ecco, la terza dimensione, risorse utilizzate per lo svolgimento delle prove, ma così come lo presentano le linee guida, forse non è pienamente comprensibile, forse è più comprensibile ciò che ha detto ieri nella conferenza del Ministero la coordinatrice del gruppo di lavoro che ha redatto le linee guida, Elisabetta Nigris, dicendo che
le risorse presentate dagli insegnanti, insomma, sono risorse che l'insegnante ha utilizzato e mostrato ripetutamente. Beh, se l'insegnante ha mostrato ripetutamente un certo tipo di carta geostorica, un certo tipo di tabella, cioè risorse che l'insegnante ha già presentato in quel percorso didattico, magari ripetutamente, al contrario, si tratta di vedere se l'alunno, per svolgere le varie prove, quindi che problemi, testi scritti o altro che noi gli abbiamo dato, utilizza risorse che lui ha acquisito in altro modo, magari anche fuori da scuola. Ripeto, questo è forse un po' più difficile poi da distinguere da parte degli insegnanti. Ora ecco che i quattro giudizi, no, sono costruiti attraverso la combinazione di questi elementi. Le scuole, come dirò, come dicono le linee guida e come dirò in un'altra slide, possono anche integrare, non possono sostituire questi giudizi, però possono arricchirli. Allora, una decisione che le scuole dovrebbero prendere in vista della revisione dei criteri da inserire nel TOEFL: usiamo questi giudizi che ci hanno dato e punto e basta, oppure li arricchiamo. E come si possono arricchire? Ma le linee guida fanno degli esempi. Personalmente mi pare che in questi giudizi manchi una cosa a cui, insomma, chi valuta è abituato, ossia il fatto che l'alunno abbia acquisito o no quelle conoscenze e quelle abilità che sono previste da un certo obiettivo, che anche a livello avanzato l'alunno porta a termine compiti. Benissimo, ma li porta a termine anche in modo autonomo, ma li ha portati a termine in modo corretto o no? Può succedere che un alunno porti a termine un compito in una situazione nota o anche non nota in modo autonomo, utilizzando un mare di risorse, ma che alla fine il compito sia sbagliato. Qua probabilmente chi ha scritto queste formule ha dato per scontato che l'alunno porta a termine efficacemente, porta a termine correttamente, però nella pratica, insomma, questi giudizi riescono a fotografare esattamente tutte le situazioni o no? Quindi se decidiamo di no, riusciamo ad arricchirli in modo da renderli ancora più informativi, quindi magari attraverso frasi come l'alunno ha acquisito una padronanza completa delle conoscenze e abilità previste dall'obiettivo e porta a termine correttamente compiti e così via. Bene, in questa slide metto a confronto la scala delle competenze con quelle degli apprendimenti. Le due scale sono parenti, lo dicono le linee guida stesse, no? Dice, abbiamo fatto una scala che sia coerente con quella di certificazione delle competenze. Ci sono molte somiglianze, ci sono anche alcune differenze al di là del primo livello. Ad esempio, appunto, a livello avanzato delle competenze, si dice non solo che l'alunno svolge compiti e risolve problemi anche nuovi, ma parla di problemi complessi. Ecco, la complessità è qualcosa che invece non entra nella scala di valutazione degli apprendimenti. Mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Qua addirittura mette in rilievo che oltre a svolgere compiti complessi mostra padronanza nell'uso degli apprendimenti. Propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo consapevole decisioni consapevoli nella scala delle competenze, che competenze vuol dire anche autonomia e responsabilità, e quindi uno sostiene le proprie opinioni, cosa che non c'è nel livello degli apprendimenti. Insomma, in poche parole, si tratta di vedere somiglianze e differenze e di capire se nella scala degli apprendimenti possiamo arricchire qualcosa. Come dicono le linee guida, nella propria autonomia ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori dimensioni con cui integrare la progressione dei livelli. Per attribuire i livelli, adesso nel primo quadrimestre e poi successivamente, è come si procede?
si tratta di prendere degli obiettivi e magari di darsi strumentini anche operativi. Io faccio un esempio qua. Mettiamo che abbia selezionato tra gli obiettivi da valutare descrivere gli elementi caratterizzanti i paesaggi geografici italiani e confrontarli individuando analogie e differenze. Ora io dovrei farmi una schedina dicendo: ma queste cose l'alunno le sa fare solo in situazioni già sperimentate, cioè in esercizi che ha già provato, o anche in situazioni diverse, da solo o con aiuto, con continuità o in modo discontinuo se gli ho dato più prove o fatto varie osservazioni in questo modo. Ecco, mi faccio le mie crocette e alla fine che livello attribuisco? Ma non è detto che ogni alunno io riesca a fotografarlo esattamente in un livello. È il problema di tutte le rubriche. Nelle rubriche si presentano descrizioni, insomma astratte, descrizioni generali relative a un certo livello, ma la realtà è più complessa. Ora può succedere che le prestazioni di un alunno appartengano un po' all'intermedio, un po' all'avanzato, oppure un po' al base, un po' all'intermedio. E ora cosa faccio? Non potendo fare una mescolanza, o si dall'uno o si dall'altro, darò il livello più vicino alle caratteristiche delle prestazioni rilevate. Pazienza se poi non lo fotografa esattamente. L'importante è che sia il livello che più si avvicina a quelle caratteristiche. Non è come nel RAV delle istituzioni scolastiche, dove chi fa il RAV sa che ci sono 7 livelli, di cui 4 sono definiti e 3 vuoti, perché si dice se siete in mezzo scrivetevi voi il giudizio mescolando quello che precede e quello che segue. Qui non è possibile farlo, quindi devo scegliere. Sono interessanti le risposte del Ministero alle FAQ. Di solito si dice le FAQ, ma le FAQ sono le domande più frequenti. Dovremmo dire le risposte alle FAQ. Una domanda è: devo per forza usare i livelli previsti dalla linea guida o posso usarne altri? Risposta: cioè, si devono usare esclusivamente i livelli presenti nelle linee guida. Però le linee guida stesse dicono che uso quelli, ma li posso anche integrare. Le linee guida ci riportano alcuni esempi di documento di valutazione. Ecco, un esempio, il primo, il base, è molto semplice. Cioè, mettiamo che una scuola ha selezionato un certo numero di obiettivi di italiano, qui addirittura 6 obiettivi. Ora, per alcuni quella scuola ha ritenuto di dare il livello avanzato, per altri il livello base e per altri invece in via di prima acquisizione. Chissà se è un ritratto realistico questo di questo bambino che rispetta i turni di parola, lì è bravissimo, che comprende le informazioni principali a un livello base, insomma a livello base abbiamo visto che comprende in situazioni, in semplici test, in situazioni note e magari in modo non sempre continuo, invece sulla produzione e sulla correttezza ortografica insomma c'è molto da lavorare. Questo modo di scrivere il documento di valutazione è quello che il Ministero probabilmente considera quello praticabile. Uno lo guarda e dice: ma allora, quella informazione che è tipica della valutazione formativa. Valutazione formativa vuol dire che io spiego qual è il punto di arrivo, ma anche che cosa andrebbe migliorato. E addirittura come fare per migliorare. Beh, una valutazione di questo tipo cosa ci dice? Ci dice dove uno è arrivato e ci dice, andando a leggere la leggenda dei giudizi, che cosa gli manca per andare oltre. Se si sceglie questo modo di costruire il documento di valutazione, bisogna tenere presente che il significato dei livelli va messo in una leggenda a parte. Quindi il genitore deve trovare nel documento di valutazione il significato, no, completo
dei quattro livelli, per cui avanzato vuol dire quel che abbiamo già visto 10 volte, cioè che svolge compiti anche in situazioni non note, in modo autonomo, continuo e così via. Allora uno legge e dice, no, mio figlio ha preso avanzato in questo livello, che cosa vuol dire? E che oppure ha preso base, ma cosa gli manca per passare agli altri livelli? Perché anche questa è un'informazione importante. Ora vado a leggermi cosa significa intermedio e cosa significa avanzato e mi rendo conto che per raggiungere quei livelli bisogna lavorare su certi aspetti. Quindi può sembrare che il semplice mettere queste parole, no, questi giudizi, non aggiunga nulla rispetto al voto. In realtà questi giudizi vanno accompagnati dai descrittori e allora confrontando i vari livelli uno si rende conto di quali possono essere i passi successivi. Questo è un altro esempio. L'esempio A2, quello che le linee guida chiamano A2, anziché riportare la leggenda in qualche parte del documento di valutazione, specifica ogni volta il significato del giudizio in una colonna a fianco. C'è da dire che questa modalità consente di leggere subito cosa vuol dire quel livello, però diventa anche molto pesante poi la struttura del documento, perché se per tutti gli obiettivi noi ogni volta riportiamo tutta intera la descrizione del livello, alla fine insomma diventa una sfilza e poi non consente di valutare la diversità rispetto agli altri livelli. L'esempio A3 è un esempio che nella conferenza di ieri del Ministero non è stato presentato. Questo può avere tante interpretazioni, una può essere che forse lo si ritiene un, come si può dire, una modalità molto complessa, perché qui addirittura c'è un giudizio specifico molto personalizzato sia sull'obiettivo che sull'alunno. Gli obiettivi da valutare erano individuare le tracce, usarle come fonti per produrre conoscenze, e allora il giudizio diventa l'alunna, giustamente in nome della parità, una volta l'alunno, una volta l'alunna, l'alunna ricostruisce conoscenze sul proprio passato cercando e integrando numerose fonti, parentesi, fotografie, documenti, oggetti, testimonianze, condivide col gruppo dei pari episodi della sua infanzia ricchi di particolari. Ora, tutti ci rendiamo conto che se per ogni obiettivo dobbiamo individuare proprio le situazioni in cui un alunno o un'alunna ha agito dimostrando di aver raggiunto quell'obiettivo, insomma diventa qualcosa di molto impegnativo. Nelle linee guida c'è questo esempio, ma in realtà insomma i segnali che arrivano inducono a ragionare soprattutto intanto sul modello A1 e quindi sulla necessità adesso a gennaio o febbraio di correlare un livello a una disciplina e poi a giugno di elencare meglio gli obiettivi da valutare e di correlarli pure a un livello. Le risposte del Ministero alle FAC, appunto, su una domanda dice la tabella può sostituire il giudizio descrittivo oppure è necessario esplicitare formulazioni più articolate? Il Ministero risponde l'esempio A2 contiene già tutte le informazioni essenziali. Nell'esempio A1 la descrizione di ogni livello andrà comunque inserita nel documento di valutazione. Ieri poi è stato presentato solo l'esempio A1, quindi insomma torno a dire al momento forse conviene lavorare sul A1. Queste slide contengono ciò che abbiamo già detto prima. Mi avvio verso la fine. Come correlare le valutazioni periodiche finali con la valutazione in itinere? La valutazione in itinere è quella che facciamo quotidianamente, insomma. L'ordinanza ci dice che il modo di fare la valutazione in itinere è qualcosa che riguarda l'autonomia delle scuole, addirittura l'autonomia del singolo docente. Quindi il Ministero non può esprimersi dicendo usate questa formula per le valutazioni quotidiane o quell'altra. Certo che
è opportuno che queste valutazioni poi siano coerenti con la valutazione periodica e finale, anzi che mi diano, mi costruiscano man mano la valutazione, e man mano che raccolgo informazioni queste contribuiscono pian piano a delineare il giudizio, per cui a gennaio e giugno devo solo fare la sintesi. Le linee guida ribadiscono che le valutazioni in itinere sono pratiche che restano affidate ai docenti, che sono una parte del processo quotidiano della raccolta di elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. C'è anche una parte che raccomanda la comunicazione ai genitori. Ecco, sul rapporto con i genitori c'è parecchia enfasi nelle linee guida, giustamente, e si dice che l'insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in itinere, e quindi il registro elettronico può essere un modo per comunicare, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. Quindi bisognerà studiare come sulle singole prove o sui singoli elementi di valutazione informare i genitori in modo che capiscano. Io penso che al di là del registro occorre pensare anche ad altre forme di rapporto con le famiglie, che valutazione formativa, ripeto, significa spiegare chiaramente cosa si è capito, dove si è arrivati, quali apprendimenti sono stati acquisiti, ma anche cosa manca, cosa si deve fare per migliorare, e questo forse richiede anche colloqui proprio diretti a voce. Adesso abbiamo anche le possibilità, magari a distanza, senza chiamarli alle riunioni in presenza. Le linee guida ci rifanno l'elenco di tutti gli strumenti che noi possiamo usare per acquisire informazioni su cui basare la valutazione, e quindi insomma qui non mi fermo più di tanto perché poi l'elenco potrebbe continuare. È interessante anche questa risposta ad altre FAQ sulla valutazione in itinere. Come si valuta in itinere? C'è la valutazione in itinere, dovrà avere comunque carattere formativo. Carattere formativo, abbiamo già detto mille volte cosa vuol dire, quindi ridare informazioni all'alunno, sottolineare anche i progressi. Nelle linee guida per la certificazione delle competenze si dice che la valutazione è formativa quando ritorna queste informazioni all'alunno, ma anche quando è proattiva, cioè quando valorizza i progressi anche piccoli, perché così rafforza la motivazione, l'autostima, l'autoefficacia. Ecco, e comunque la valutazione in itinere sarà via via più coerente con la valutazione descrittiva. Qualcuno dice, ma io posso continuare a dare i voti nella valutazione quotidiana? Beh, da una parte abbiamo detto che gli insegnanti sono liberi, ma questo non sarebbe però coerente col nuovo impianto di valutazione, e quindi è abbastanza sconsigliato. Detto tutto questo, quali sono i passi da fare, che poi Maria Paola riprenderà e aggiornerà? Abbiamo detto, riassumendo, allora, definire il modo per rapportare già questo nel primo quadrimestre le valutazioni in itinere già effettuate, tutti gli elementi che abbiamo già raccolto, come li rapporto adesso ai quattro livelli in modo da valutare nel primo quadrimestre, rivedere i criteri di valutazione da inserire nel TOEFL, decidendo se i quattro livelli li prendo così come sono o se li integro con altre informazioni. Poi cominciare a individuare gli obiettivi da assumere come riferimento per la valutazione finale nell'anno scolastico corrente, e poi cominciare a lavorare sul rivedere la progettazione curricolare in relazione alle nuove modalità di valutazione e ragionare infine sulle modalità di valutazione in itinere per renderle coerenti con la valutazione periodica e finale. Ecco, qui questa era l'ultima slide, e quindi qui mi fermo e lascio la parola poi a Maria Paola ed eventualmente alla chiarificazione di qualche quesito che potrà essere nel frattempo arrivato. Eccomi.
Buonasera, la ringrazio, dottor Cristianini. Allora, mi presento principalmente, sono un coordinatore didattico, lavoro nella scuola primaria da circa 30 anni, poco meno di 30 anni. E recentemente ho lavorato, lavoro anche in una scuola dell'infanzia, quindi ho un po' tutte e due le esperienze. In questi giorni abbiamo appunto recepito questa ordinanza che probabilmente ha anche spaventato molti di noi perché i tempi sono molto stretti. E la notizia bella che ci dà anche il dottor Cristianini è che abbiamo del tempo per poterci lavorare, abbiamo del tempo anche per poterci riflettere. È vero che il primo quadrimestre è quasi alla fine, quindi dobbiamo quantomeno affrontare i primi step di lavoro. Allora, i passi che dovremo fare li ha già elencati il dottor Cristianini e sono quelli che abbiamo concordato assieme. E, come abbiamo scelto di lavorare? Non abbiamo pensato di calarvi dall'alto le soluzioni o perlomeno di costruire uno strumento stabile e uguale per tutti, perché non ci sembrava opportuno e nemmeno adeguato alle realtà delle singole scuole. Quindi abbiamo pensato di riflettere, mettendo insieme tutte le nostre competenze, riflettere insieme organizzando dei lavori di gruppo in questa modalità, quindi online. Non è semplice, soprattutto non è semplice fare un confronto quando si è in tanti. Allora, la prima cosa che chiediamo a tutte le scuole è di trovare una persona che faccia da referente per l'istituto e che si iscriverà ai prossimi due incontri. Questa persona riceverà personalmente il link ai prossimi incontri, ne riceverà due in particolare, il primo per la plenaria, in cui io riprenderò i passaggi del dottor Pistanini, gli ultimi che avete sentito, e lì andrò un pochino ad approfondire in modo che sia chiaro come si deve lavorare nei gruppi. Il secondo link, invece, farà riferimento al gruppo in cui il referente sarà inserito. Ogni gruppo avrà un moderatore, che ringrazio fin da ora, quindi sono degli insegnanti, delle persone di scuola, anche dei coordinatori che si sono messi a disposizione e che il presidente nazionale Virginia Kaladic prima ha elencato e che vorrei ricordare e ringraziare. Sono Silvia Algiolas, Angela Congiunti, Marta Pressato e Flavia Zuccoli, che nei prossimi giorni contatteranno personalmente per organizzare i dettagli del lavoro di gruppo. Mi sembra di avere detto tutto. Ecco, un altro particolare è che ogni incontro durerà, sto parlando degli incontri del 19 e del 22, dureranno all'incirca un paio d'ore. È la parte iniziale, appunto, in cui tirerò un po' le fila del discorso, e poi nella seconda parte, che durerà all'incirca un'ora e mezza di lavoro, in cui ci sarà un confronto fra tutti i partecipanti. Quindi è importante che collaboriamo tutti assieme al moderatore. Ecco, mi sembra di avere detto tutte le note tecniche. Ovviamente rimaniamo a disposizione per altre domande. Ho intercettato prima una domanda nel pannello che chiedeva se queste informazioni vengono messe nel sito. No, le informazioni relative ai lavori di gruppo andranno spedite al referente che le scuole ci indicheranno. Bene, io ho terminato, vi do l'appuntamento a sabato mattina alle ore 9:30, inizieremo con il lavoro di gruppo e quindi vi auguro buona serata, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie dottor Cristanini, grazie Paola per queste informazioni. Preciso solo una cosa, che per ovvi motivi facciamo fatica ad arrivare già al referente, i tempi sono stretti. Pertanto, domani a tutti gli iscritti noi manderemo questa indicazione dove
Per ogni istituto sarà indicato il link a cui deve collegarsi. Il primo è uguale per tutti, ma il secondo per il gruppo specifico. L'istituto, una volta che ha avuto questi link, designerà, come diceva giustamente Paola, una persona che rappresenta la scuola. Poi, se in quella sala, mentre il referente dell'istituto e il lavoro di gruppo ci sono anche altri, questa è una scelta della scuola, insomma, però sicuramente l'interfaccia deve essere con una persona per ogni istituto, perché sono circa 200 gli istituti iscritti, pertanto avremo 5 gruppi e 40 è già un gruppo consistente, insomma. Io, ecco, dalle premesse, che insomma per tutti forse erano già chiare, ecco, dalle premesse degli interventi di stasera lo vedo, lo reputo un lavoro molto interessante, perché adesso ci attrezzerà a dare risposta in quest'anno scolastico, che già siamo a metà anno scolastico, però ecco, dopo questo, tra virgolette, tour de force che si concluderà il 28 dicembre con l'intervento conclusivo del dottor Cristanini, dopo i due laboratori, e appunto, come diceva la dottoressa Carraro, sabato mattina e martedì pomeriggio, questa prima fase vedrà la sua conclusione. Sicuramente creeremo anche noi eventualmente delle PAC se dovesse essere necessario, ma come già il dottor Cristanini ha ampiamente presentato, le PAC del Ministero ci potranno aiutare in questo orientarci. E poi cominceremo a tracciare le linee per questo percorso che accompagnerà le nostre scuole, per chi vorrà, nell'affrontare la valutazione per i prossimi anni scolastici, proprio a partire dall'ordinanza ministeriale del 4 dicembre scorso. Domande? Non mi sembra che ce n'erano, non so se le sono arrivate delle domande, ma erano solo chiarimenti, dove ribadisco, come è stato già detto, che quanto è stato presentato stasera, come ogni volta, sarà registrato e sarà reso disponibile. E pertanto anche chi ha avuto difficoltà nel sentire avrà la possibilità di seguire la registrazione, che normalmente sono molto pulite come audio. E cos'altro dire? Paola, mi sembra che abbiamo detto tutto. Domani le scuole saranno raggiunte con queste email e poi buon lavoro, ecco, il lavoro di gruppo. E al dottor Cristanini, che ringraziamo nuovamente, ci diamo appuntamento per il 28 dicembre. Intanto, ecco, sicuramente per quelli che non prenderanno parte ai lavori di gruppo e per il dottor Cristanini, io auguro un buon Natale, un Natale tutto particolare, però che sicuramente, e speriamo, ci faccia cogliere l'essenziale. Grazie a tutti, buona serata e buon lavoro. Grazie. Grazie, buon Natale sobrio. Buona serata a tutti.